Bentornati su Sniper Elite. Finalmente nello scorso episodio abbiamo terminato questa missione, recupera la tecnologia che nell'ultima fase mi ha veramente fatto mi ha fatto sudare sette camicie, perché riuscire a calcolare bene la traiettoria dei proiettili e prendere in testa tutti quei nemici è stato veramente difficile, però diciamo che più o meno alla fine ce la siamo cavata abbastanza, anche se potevo fare decisamente un lavoro migliore, però alla fine siamo comunque riusciti a portarla a termine. Adesso non ci resta che affrontare la missione successiva. Fuggi da Berlino. Chissà cosa dovremo fare stavolta, oltre ovviamente di fuggire da Berlino. Allora, come al solito, rimettiamo la nostra difficoltà e partiamo. 28 aprile 1945. Con le forze tedesche quasi allo stremo, una trappola dei sovietici si sta per chiudere su Berlino. Entro 24 ore, la resistenza tedesca non sarà più in grado di tenere nascosto il dottor Lohmann. Devi aiutarli a farlo uscire immediatamente dalla città. Riteniamo che la migliore via di fuga sia dall'aeroporto di Tempelhof. È una strategia ad alto rischio, ma la penetrazione nell'aeroporto e il furto di un aereo sarebbero azioni tanto inattese che il piano potrebbe anche funzionare. Incontrati con l'unità della resistenza tedesca che tiene prigioniero il dottor Lohmann alle coordinate indicate. Quindi recupera il tuo pilota nella zona di Schöneberg, sulla strada per l'aeroporto. Ok, quindi siamo ritornati con il nostro amico dottor Lohmann che abbiamo già avuto l'onore di conoscere. Allora, vediamo un po'. Mappa non tanto grande, però parecchio piena di stradine, vedo. Vediamo ora cosa indica il percorso rosso. Allora, possiamo vedere che abbiamo un obiettivo secondario e uno principale, che entrambi si trovano qua in fondo, quindi devo un attimo capire. Allora, quello secondario dice: grazie a informazioni ottenute dalla resistenza tedesca, sappiamo che il convoglio che trasporta il pilota proviene da nord-est lungo il tragitto indicato sulla mappa ed è diretto a un osservatorio usato dall'NKVD. Cerca di fermare il camion sparando su una delle ruote. Ah, quindi per una volta dobbiamo però non farlo saltare in aria, ma semplicemente fermarlo. Ok, perché giustamente noi dobbiamo recuperare il pilota vivo. Ho capito. L'obiettivo principale invece dice: elimina il comando che sorveglia il pilota, quindi stabilisci un contatto con lui e fuggi dall'area. Ok, quindi allora, quel che sto capendo, ok, il camion partirà da là in fondo e poi arriverà. Ok, vediamo di cominciare poi. Abbiamo il professore, adesso ci serve il pilota, così saremo presto fuori di qui. Brutta storia. Quello era il vostro pilota? Sì, e ho paura che adesso non ci sia nessun altro in grado di portarci via su un velivolo. Dove lo porteranno per l'interrogatorio? Non ne sono sicuro, ma le persone del luogo lo sapranno. Perché? Fammi avere tutte le informazioni che riesci a ottenere. Li intercetterò e lo libererò. Ok, la prima volta che ci capita di cominciare con una cutscene. Però, allora, vediamo a questo punto. Allora, noi partiamo da qua, no? Ora, il camion dovrà fare il percorso e passare comunque da questa parte, quindi non starei tanto ad avvicinarmi. Però, giusto per stare tranquilli, per quando ora dovremo affrontarli, io metterei una bella granatina di inciampo. Sì, ne metterei un po'. Mettila. Qui mi sa che non ce la fa, aspetta. Non mi dire che è perché il terreno è irregolare. Allora, aspetta, fai così. Ok, qua me la mette. Ora, fai così. E così almeno da qui non ci possono passare. Poi, direi che possiamo provare a mettere la granata anche da questa parte. Se ce lo fa mettere, sì. Ok. E qui ci siamo. Poi, attenzione, sta arrivando. Aspetta, devo sbrigarmi. Ritorniamo in posizione. Allora, andiamo qua, ti direi, sì. Che dovrebbe partire da... sì, arrivare da questa strada. Ok, così nel frattempo aspettiamo che si calmino anche i battiti. E poi vediamo un po' il da farsi. Eccolo!
Ok. Almeno abbiamo preso... no, loro hanno la guida però a destra. Però almeno così riusciamo a bloccarli lo stesso. Non importa sparare alle ruote. Ora, dove sono le altre guardie? Perché di sicuro ce n'erano anche di qua a destra, l'ho viste. Vabbè, per ora uccidiamo loro. Adesso serve un buon momento per salvare. Assolutamente no, gioco, sei impazzito. Ora direi che proprio non è il momento. Dobbiamo ora pensare a sopravvivere. Poi ci penseremo. Vediamo. Sicuramente. Aspetta. Darli. Ok. Prendi il fucile, Gioco. Prendi il fucile, Carl, che ci servirà. Allora, te sei il pilota, mi sa, che sei vestito così. Ora, dove siete? Io vorrei prendere una granata, ma... Ok, muori. Ora, che abbiamo fatto lui? Ce ne sono altri? Non lo so, ma... Qualcosa mi dice che non è finita così. Vediamo. Allora, prendiamo il binocolo ora. Qua è vuoto. Allora scendiamo. Anche se dobbiamo stare attenti e non cadere sulle bombe. Quindi da qua non passiamo. Dalla uguale passiamo da qua. Ora vieni con me pilota e vediamo se ci siamo sbarazzati di tutti. Come hai fatto a non vedermi che ero davanti di te? Non lo so, però meglio così. Ora vediamo un po'. Prepariamo il grilletto. Te sei alleato? No. Ok. Però sei vestito in modo diverso. Boh. Vabbè. Comunque, per fortuna tanto non mi hai ferito. Te? Cosa ti dobbiamo fare? Scusami. Te sei palesemente in difficoltà, ma... cosa mi dice? Allora, elimina il comando che sorveglia il pilota. Quindi stabilisci un contatto con lui e fuggi dall'area. Ah, forse probabilmente devo ancora eliminare qualcuno e poi interagire con lui. Vedrai, devo fare qualcosa del genere. Vediamo un po'. Ma c'è ancora lui. Ok, fase successiva incontra il pilota. Sì, che è quello lì che è impaurito. Ma prima di fare ciò, vabbè, ho raccolto questa mitragliatrice che non sarebbe male. Il problema è che ha pochi colpi. Vediamo, se ne troviamo un po' potrei anche pensare di lasciarmela. Se no, no, scambiamola allora. Vai, mettiamoci questa. Ora qua, no, questo purtroppo niente. Vieni pilota, dobbiamo... Ok. Andiamo. No, ti prego, mio fratello è prigioniero all'accampamento. Dobbiamo salvarlo. Mi dispiace, i miei ordini sono di portare il dottor Lohmann via da Berlino. Lui è più importante di tuo fratello. Nessuno andrà da nessuna parte senza di me. E io dico che non partiremo senza di lui. Sono sicuro che è ancora vivo. Come ti chiami? Thomas. Ok, Thomas. Dimmi ciò che sai su questo accampamento. Ok, quindi dobbiamo fare una piccola deviazione, suppongo. Salve il fratello del pilota, tenuto prigioniero al piano superiore dell'osservatorio, che si trova da questa parte. Ok, ti seguiamo, amico. Attacca l'osservatorio e salva il fratello del pilota. Ok, questo l'avevo capito, grazie gioco, ma... non mi stai dicendo nulla di nuovo. E qui vediamo di... Adesso serve un buon momento per salvare, ma ti dico di sì, dai. Deposito questo qui, non mi serve più. Vai. Ora, vediamo di uccidere lui, ti direi. No, qui ho sbagliato. Preso. Però... Ho fatto cilecca. Vabbè. Aspetta. Quasi preso. Ok. Ucciso anche lui, però non l'ho preso tanto bene. No, fammela rifare un attimo. Voglio francamente fare un lavoro un po' meglio di così. Allora, meno male che avevo salvato qua. Allora, vediamo. Allora, dobbiamo andare di uno a sinistra, giusto? Qui poteva esserci una buona occasione per eliminarli con un colpo solo. È difficile, però secondo me si può fare. Fammi rivedere. Secondo me se becco il punto giusto, nel momento in cui li vedo
entrambi allineati sulla mia traiettoria, potrei pensare di eliminarli. Non è semplice, ma secondo me è fattibile. Si può fare. Andiamo, eh. Presi, li ho presi entrambi, però non li ho ammazzati. Aspetta, fammi riprovare un'altra volta, poi si parte coi tagli finché non ci riesco. Vediamo se riusciamo ad eliminarli con un colpo solo. Perfetto! Oh, questo volevo fare, il doppio colpo alla testa. Oh, e anche se normalmente è una cosa che non dovrei fare, è stato così complicato che io risalvo un'altra volta. Quindi abbiamo già solo 3 salvataggi a disposizione. Ricordiamocelo. Oh, però mi è riuscita. Ci ho messo un po', però tutto sommato neanche troppo, dai. Di sicuro meno che cecchinare quei cecchini da sopra il castello dell'altra volta. Quello è poco ma sicuro. Allora, dai. Venite. Allora, tanto l'ho visto che lui ora è là dietro. Ah, me ne sono accorto solo ora che mi potevo effettivamente girare a destra e a sinistra. Ok. Vediamo. Allora. Ok, preso. Però ho sentito uno anche alla mia destra, oltre a un altro che si sta avvicinando. Dov'è? Aspetta, è di qua. Ho visto il fuoco, ma non chi ha sparato. Aia, aia, aia. Dove, dove? Aia. Aia. Devo... Aspetta, aspetta. Vabbè, meno male avevo salvato. Allora, vediamo di ripetere. Allora, noi partiamo da qua. Vediamo. Ora, potremo... Purtroppo non potremo trattenere il fiato per un pochino. Ah no, si è già calmato, meno male. Ora. Aia, aia! Che precisione! Aia, aia! Ok, preso, ma mi sa che non era alla testa. Mi sa l'ho preso alla spalla, tipo. Me l'ha data tecnicamente alla testa, ma non lo era. Va bene. Ora, te invece sì. Perfetto. Ora, curati immediatamente, che mi hanno fatto un male. Mi hanno quasi fatto fuori. Attenzione. Ora, sicuramente ce ne saranno altri. Facciamo una cosa. Mettiamoci dietro a questo edificio. Così ci copriamo da... questa collinetta. Con questa collinetta. Vediamo. Allora. Aia, 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 aia. Che male. Però ti ho visto, maledetto. Volevo guardare col binocolo, ma ha fatto prima lui a trovare me. Vediamo. Aia, aia. Dove? Non lo vedo. Ah, eccolo lì sotto. Maledetto. L'ho preso anche se proprio benissimo direi di no, eh. Mamma mia. Sono parecchio aggressivi. Andiamo. Andiamo. Facciamo. Ah, aspetta, ce n'è un altro qua, l'ho visto. Vediamo dalla moviola se ce ne sono altri. Vedersi così sembrerebbe di no, però. La cosa strana è che me le dà tutte silenziose, ma. Non mi sembra che non si siano allarmati, però vabbè, contento te. Ora, di qua, qui mi fa vedere che c'è un altro percorso, ma non mi sembra tanto vera come cosa. Fammi vedere se posso fare il giro e passare da un'altra parte, così le confondiamo un attimo. Allora, ok, di qua sì, posso passarci, perfetto. Ora, qua c'è anche una postazione da cecchino, a quel che vedo dalla mappa, quindi io... vedrei di andare là sopra se mi è possibile. Vediamo. Tu mi dici che è qua, ma qua io non vedo nessuna postazione da cecchino. Vediamo, eh. Va bene. Ma qua sembra pulita. Qua dovesse mettersi male, abbiamo dove rifugiarci comunque.
Ritirata tattica, quindi c'è gente là dentro ancora. Aspetta, aspetta, aspetta. Ti ho visto. Ok. Fuori. Ora, vediamo se ce ne sono altri. Che sicuramente almeno un altro c'è di sicuro, però non ne vedo. Però non vedo dov'è. Credo che sia qui al piano di sopra. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Allora, aspetta. Muori. Oh, ok. Poi, sperando che non ci siano altri ancora, proviamo timidamente ad avvicinarci. Allora, io farei una cosa, però. Prima di entrare, lanciamo un sasso. Che magari fanno rumore, vediamo. No. Vabbè. E a questo punto, raccogliamo un po' di roba, vediamo se qualcuno lo possiamo perquisire come si deve. No, no, peccato. Ok, sembra pulita a vedersi, però. Ok. Piano. Ok, facciamo il giro da di qua. Ah, aspetta. Questo lo potevo perquisire solo rapidamente. Buono che mi hai dato le munizioni per la silenziata. Ora, vediamo. Piano, lentamente. Allora, noi dobbiamo fare... Ah, il fratello del pilota c'è qua sopra, giusto. Ho perso un attimo il filo del discorso. Ora, dove ti trovi, fratello? Perché noi qua abbiamo un po' di lavoro da fare, quindi vedi di non... Ok. Vieni! Oh! Stefan? Io? Chi sei? Un amico di tuo fratello. Thomas è con te? Aspetta di incontrarmi, siamo diretti verso l'aeroporto. Avanti, vieni con noi. No, non posso lasciare Berlino. Troppe persone qui contano su di me. Vai pure, io starò bene. Ok. Sei sicuro, amico? Perché qua è parecchio tosta, la situazione. Incontrati con il pilota ed esci dalla zona. Ok. Scortalo sul luogo di incontro stabilito con la resistenza tedesca che ti fornirà un mezzo di trasporto per l'aeroporto. Ok. Però almeno l'abbiamo salvato. Questo era ciò che contava. Adesso sarebbe un buon momento per salvare. Sì, ma direi di farlo appena arrivati dal nostro pilota. Non prima. Quindi, noi dobbiamo passare da di qua, giusto? Vediamo un po'. Sì, qui c'è l'uscita, perfetto. No! Dov'è? Dov'è? Qualcuno ha provato a spararmi. Aspetta. Sembra tipo... No, ma qua non c'è. Dove potrebbe essere? Vediamo, Diamo un'occhiata molto... rapida. Allora, sui tetti mi sembra che non ci siano. Aia, dove? Ah, eccolo, l'ho visto. Dimmi che c'ho, non ho più un medikit. Questa non ci voleva. Aia. Allora, intanto calmiamoci col battiti, così possiamo mirare direttamente. Allora, era qua, giusto? Su questo tetto. Eccolo. Ora aspetta, vai. Aia! No. Mamma mia, non abbiamo più vita. La prima volta che mi capita una cosa del genere. Allora, noi dobbiamo... No, aspetta. Dobbiamo puntare belli in alto. Ok, preso. Quanto era distante, per curiosità? 181 metri. Il problema è che mi ha ridotto proprio in fin di vita, l'amico. Io senti, provo un attimo a rientrare dentro per vedere se per caso mi sono scordato un medikit, che ora servirebbero veramente tanto. Ti prego, dimmi che non ho guardato bene la zona e che c'è qualcosa per curarmi. Anche una benda mi va bene. Ma ti prego, questa è non avere proprio vita. Non vedo neanche quanta è in verde ancora. Dai. Allora, no, qua al pian terreno non c'è niente. Qua sopra, al piano primo, vediamo. No. E di qua nemmeno. No, anche questa. Ah no, eccolo invece, meno male. Oh, grazie al cielo. Vieni con noi.
Mamma mia, ce la siamo vista malissimo. Abbiamo 284 munizioni ulteriori per la mitragliatrice, però quell'altra, che volendo potremo anche raccogliere. Vediamo. Vabbè, usciamo da qua. Ora, vediamo un attimo. Io direi che ora un salvataggio me lo posso permettere. Allora, vediamo di andare avanti ora. Prendi questa mitragliatrice, grazie. Ora, carichiamo i colpi, visto che ora li abbiamo raccolti un po' strada facendo. Ora che abbiamo salvato il fratello, noi dobbiamo tecnicamente tornare dal nostro amico. Soltanto che... c'è un piccolo problema, ci sono un sacco di guardie che, diciamo che, non vogliono farci passare. Ci sono un sacco di guardie che non vogliono farci passare, quindi saremo costretti a darci, a dare una bella occhiata alle nostre spalle, perché se no finiamo crivellati in men che non si dica. Allora, te intanto seguimi, fammi vedere. Sì, ho solo due strade percorribili, purtroppo. Allora, il discorso è questo. Per fare prima si dovrebbe dovrei passare da là sotto. Solo che ci sono due guardie vicine che non riesco ad inquadrare bene, fanno molto presto a beccarmi, quindi probabilmente, quindi secondo me conviene andare da quest'altra stradina più in alto, che almeno essendo un luogo un po' più aperto mi rende più facile individuarli, anche se non sarà comunque semplice riuscire a eliminarli tutti. Allora, vediamo un po'. Intanto togli un po' di zoom, così abbiamo una panoramica migliore. Te ora, sperando che non mi arrivi nessuno da dietro, dobbiamo andare molto, 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 molto lentamente per di qua. Darci una rapida occhiata. Aia, eccolo. E già arriva uno. Dov'è, dov'è, dov'è? Ah, è già arrivato da questa parte? Aia. Allora aspetta. Facciamo così. Me ne voglio sbarazzare alla vecchia maniera. Vieni. Vediamo un po'. Ok, l'abbiamo eliminato. Qui purtroppo bisogna un po' giocarla brutalmente, perché... eccolo. Meno male che qui l'ho preso in pieno, anche se purtroppo non me l'ha data in moviola, anche perché ero veramente a un centimetro di distanza. Però almeno così siamo riusciti a sopravvivere. Ora. Eccolo. Ce n'è un altro qui che credete che sia già finita. Figuriamoci. Quindi, vediamo ora. Aspettiamo che esca fuori. Aspettiamo che faccia lui la prima mossa. Eccoti. No. Ok. Devo puntare parecchio in alto. Sì, però era la testa. Perfetto. 105 metri. Più lontano di quanto immaginassi. Ok. Te... sì, ora te la pistola te la posso usare. Tanto ce ne abbiamo tante. Ora ho bisogno del massimo silenzio, perché qui c'è tanta gente. Nulla di personale, amico, ma ci disturbi. Ora, di qua. Dobbiamo stare attenti che c'è anche un cecchino. Qui i guai ci sono proprio tutti in questa zona. Si sono tutti ammassati per darci rogne. Allora. Vediamo. Qui ora sui tetti mi sembra che non ci sia nessuno, però... l'apparenza spesso inganna, quindi attenzione. Allora, noi rimaniamo qua comunque, che mal che vada siamo protetti da questo muretto. No, 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 scendi, ok, però l'ho visto. Eccolo là. Allora, te ora sei parecchio lontano, quindi dovremo puntare molto su. Aia, aspetta. Così basta. Ok, più o meno sì, però è questa la distanza giusta. Quindi ora appena te sbuchi, vieni. Eccoti. Ok. No. Ok, devo puntare molto. Ok, l'ho preso. Vediamo se ha la testa, però credo di sì. Sì, perfetto. Colpo alla testa, 111 metri. D'accordo. Ora. Mi sa che però non era solo, perché mi è sembrato di vedere un colpo partire da un'altra parte. Spero ovviamente di sbagliarmi, però... di solito purtroppo queste zone pullulano sempre tanto di nemici, anche perché è veramente orrenda questa zona. È estremamente aperta,
E siamo alla mercé di tutti quanti, quindi vediamo di rimanerci giusto il tempo necessario. Però ora che ci penso, prima di andare per di qua, dove dobbiamo uscire, mi sono appena ricordato che qua dietro c'è un altro medikit che possiamo andare a raccogliere. Quindi vediamo di tornare da questa parte. Prendiamo la mitragliatrice, non si sa mai, anche se tecnicamente dovremmo averli eliminati tutti. Vediamo un attimo, allora, qui, ok, tanto perquisiamo accuratamente lui e vediamo se ci dai qualcosa. Ci dessi un po' di band, ci farebbero tanto comodo, dai, ti prego. Dacci qualcosa, oppure anche le granate, dacci qualcosa di questo tipo, dai, per favore. Va bene, granata, va benissimo, hai esaudito la mia richiesta, più o meno. Te, purtroppo, però, non hai niente. Di qua mi sa che non possiamo farci nulla. No, peccato. E allora ritorniamo di qua, dove mi ricordo che c'è un altro cadavere ancora. Ora, a parte lui, che però non credo abbia più niente. No. E poi di qua, ben nascosto, ce n'è un altro che però non ho neanche ammazzato io. Chissà da quant'è che sta qua. Beh, comunque, resta il fatto che io so con certezza che lui nasconde un medikit. Quindi vedi di darcelo, perché li abbiamo completamente esauriti. Vediamo. Perfetto, sì, ci danno sempre le solite cose. Poi, a questo punto, prendiamo il cecchino e vediamo di... allora, una volta andati lì sotto, ok, possiamo tecnicamente prendere la stradina qui in basso, al posto che andare direttamente qui allo scoperto. E forse è un'idea migliore. Tanto lui sappiamo, tanto lui l'abbiamo fatto fuori. Qua speriamo che non ce ne siano altri soldati, ma non dovrebbero essercene molti comunque. Vediamo. Acquisire il corpo va bene, abbiamo altri colpi del fucile, anche se già ne abbiamo tantissimi. Vediamo. Allora, qua sembra pulito. Qua vedo... Ah no, mi sembravano delle scale, invece niente. Te fai piano, perché ora mi fai venire un accidente. Comunque, vediamo di... ok, qua va bene. Passiamo in questa zona. Andiamo con la mitragliatrice, che qui potrebbe esserci qualcuno senza che me ne accorga. Potrebbe spararmi qualcuno senza che me ne renda neppure conto. Vieni. Ok, poi... rimani accovacciato, grazie. E ora continuiamo ad andare lentamente. Sì, dobbiamo andare avanti e poi girare a destra. Poi dovremo aver finito. Vediamo se ci saranno altre fasi, ma credo proprio di sì. Non credo che sarà soltanto questo quello che dovremo fare. Ho i miei seri dubbi. Quindi vediamo di andare molto molto piano. Allora, di qua non c'è nessuno. Di qua mi sembra libera. Obiettivo completato. Salvare i progressi? E me lo chiedi pure, certo. E direi di salvare qua. Sì, vai. Oh, partita salvata correttamente. Bene, direi che per questo episodio ci possiamo salutare qua. Spero che il video vi sia piaciuto e ci rivediamo nel prossimo.